Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 maggio. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Allora, ancora il governo, grandi pasticci sul governo per due temi. Il primo è Twitter. Pensate un po' voi, si stanno dividendo anche per un tweet del ministro della difesa Trenta che non è affatto piaciuto a Salvini e al ministero degli interni. Ma non solo, il caso Siri, il sottosegretario che dovrebbe essere dimissionato mercoledì dal governo. Vediamo su quest'ultima vicenda quali sono le novità. Conte, in un retroscena di oggi, dice: per me il caso è chiuso. E d'altronde è evidente che per lui il caso è chiuso. Ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto che, per quanto lo riguarda, il sottosegretario deve essere dimissionato al prossimo Consiglio dei Ministri. E Di Maio ha anche detto: noi abbiamo più ministri, mi sembra 8 contro 6 della Lega. Quindi probabilmente mercoledì la cosa dovrebbe finire così. E però su questo ovviamente i punti di vista sono molto diversi tra un giornale e l'altro, ce ne siamo accorti nell'ultima settimana. Per il Corriere della Se per il Fatto Salvini si arrenderebbe, cioè avrebbe accettato le dimissioni del suo sottosegretario, ma per le sue dimissioni aspetto almeno un rinvio a giudizio, e invece è quello che titola il Corriere della Sera. Quindi da una parte si sarebbe, secondo il Fatto e secondo il retroscena del Fatto, si sarebbe arreso Salvini, dall'altra invece, secondo il Corriere della Sera, non c'è nessuna resa di Salvini, anzi vorrebbe un rinvio del giudizio prima del dimissionamento. Insomma, dovremo aspettare mercoledì e anche questi giorni per capire quanto si arrabbieranno sulla vicenda ancora di Siri. Comunque che la tensione sia alta sì, è evidente. Ieri è stata una giornata, buongiorno Gerardo, Ciccio e Rita, che vi vedo che vi siete collegati in questo momento. La tensione è talmente alta che ieri un tweet del ministro della difesa Trenta, che diceva e ringraziava la marina militare perché aveva salvato un peschereccio italiano dalle guardie costiere libiche, beh, insomma, Salvini twitta dal Ministero degli Interni in che mani purtroppo sono finiti i nostri militari. Tweet peraltro che la Trenta ha subito cancellato per la sua inopportunità. Ma insomma, dire che questo governo stanno litigando su tutto è veramente dire poco. Intervista al Cavaliere dal letto dell'ospedale, Cavaliere Berlusconi oggi a San Raffaele, intervistato al Corriere della Sera da Verderami, dice varie cose: i miei figli non vorrebbero che mi candidassi, ma io lo sento come un dovere. Insomma, non mi sembra che stia veramente in grandissima forma, oltre ad avere una certa età. E riguardo a Salvini dice: formidabile, macchina da comizi, ma non può pensare di durare ancora col Movimento 5 Stelle. Il Messaggero ci regala, perché quando parla di economia Prodi è sempre interessante, un pezzo di Prodi su Roma, ex Presidente del Consiglio, avversario, uno dei pochi che è riuscito a battere in libere elezioni, anche se di pochi voti, Berlusconi. Beh, insomma, Prodi sul Messaggero ci spiega quanto è grave il dato sull'auto dell'ultimo mese, che è vero che ha visto un aumento delle immatricolazioni, ma quello che sta succedendo in Italia è che si vendono sempre meno auto, e qualcuno potrebbe dire pazienza, ma soprattutto la quota dei produttori italiani, cioè FCA, per quel poco che produce ancora in Italia, va sempre più diminuendo. Sul mio sito, per quelli che fossero interessati, sul sito nicolaporro.it, la mia solita polemica, in questo caso per l'unica società automobilistica che può permettersi di dire e fare quello che vuole, tanto nessuno gli rompe le scatole, si chiama Tesla, una società di fatto fallita, ma che ogni anno chiede e pretende dal mercato 2-3 miliardi di euro che il mercato puntualmente gli dà. Quindi forse ci hanno anche ragione che quell'azienda magari qualcuno ci crede ancora. Comunque sul mio sito tutte le notizie su Tesla. Riguardo all'altro grande tema di giornata, visti i casi di cronaca, il bambino, la bambina ferita gravemente a Napoli per un colpo accidentale, un colpo in realtà che è arrivato a un mafioso, ma ha beccato anche lei. Beh, insomma, e poi il caso di Viterbo, in cui un americano di origine sudcoreana sarebbe stato l'omicida, l'assassino di un commerciante. Beh, insomma, il Medioevo, siamo al Medioevo della sicurezza, è il titolo di Repubblica, che diciamo che amplifica un po', è molto divertente. Adesso la Repubblica, un po' come i giornali del centrodestra durante la campagna elettorale, tengono il tema della sicurezza altissimo, eppure erano loro stessi che dicevano che non c'era un tema della sicurezza quando era Renzi a governare. Questa volta lo fanno dire al procuratore antimafia Cafiero De Raho, che peraltro è intervistato oggi anche dal Mattino e ha toni ed accenti i suoi titoli completamente diversi rispetto a quello di Repubblica, perché sul Mattino dice: bisogna
bisogna passare all'attacco delle mafie e della criminalità. Comunque sì, è molto divertente come oggi il tema della sicurezza, visto che Salvini è il ministro degli interni, si è agitato, diciamo, dai giornali tradizionalmente che la sottovalutavano quando il ministro degli interni era non certo Salvini. Due questioni economiche molto interessanti: il reddito di cittadinanza. Secondo il Messaggero ci saranno 100-130 mila italiani che lo restituiranno. Il motivo è molto semplice, perché gli è stato assegnato un reddito che va dai 20 ai 40 euro, dovrebbero fare lavori socialmente utili, insomma non potrebbero, aggiungo io, fare del nero, perché sarebbero sotto gli occhi e soprattutto sarebbero passibili di pene molto superiori a quelle del fare del nero senza ottenere reddito di cittadinanza, e quindi per 40 euro al mese non vale loro la pena prenderlo. Sarebbero 130 mila euro quelli che restituirebbero a maggio il reddito di cittadinanza ottenuto con la card ad aprile, secondo le stime del Messaggero. Ultima questione riguarda le banche. Una di queste si chiama Carige, che era fallita e strafallita. Beh, insomma, secondo le indiscrezioni del Sole e degli altri giornali, sarebbe acquistata dal fondo speculativo, perché tale è, e non solo speculativo, BlackRock americano. Beh, è straordinaria l'idea che questo governo, contro la speculazione, la finanza internazionale eccetera, molli una nostra banca, e giustamente, dico io, lo fa, a qualsiasi investitore si presenti. Uno di questi è proprio BlackRock, che mi sembra che è anche quella con cui ha una causa Cairo, del Corriere della Sera, per i palazzi che ha venduto proprio a BlackRock, e Cairo non gli vuole riconoscere, ma non so la cifra, non mi ricordo bene questa vicenda, insomma, anche sta contorta. Quindi uno dei più grandi fondi di investimento del mondo che si compra una banca italiana. Le uscite pubbliche italiane sono in aumento, ovviamente sono le uniche consumi che noi abbiamo, e sono passate dal 44,8 al 45,5 euro. Quello che conta è che quindi questo Stato è sempre più spendaccione, contro una media europea del 42,9%. Pensate un po', la nostra pubblica amministrazione costa il 19% di tutta la spesa pubblica italiana. Poi c'è la sanità, l'istruzione, cioè, ma solo funzionamento della pubblica amministrazione è il 18% della nostra spesa pubblica, quindi probabilmente delle nostre tasse. Circa il 20% delle nostre tasse vanno soltanto per il mantenimento della pubblica amministrazione. Infine, l'ultima notizia riguarda Unicredit, una delle due banche più importanti italiane, una Intesa San Paolo e l'altra Unicredit, che decide di abbandonare Facebook e dice che terrà Twitter e, mi sembra, LinkedIn, niente Facebook e niente Instagram. Cioè, quindi una battaglia proprio netta contro Facebook. Fa bene, fa male, ditemelo anche voi, non lo so. Io su Facebook anche in questo momento faccio la mia diretta. C'è anche da dire che Facebook ha una licenza bancaria, cosa che molti si dimenticano, quindi obiettivamente una banca forse non vuole essere presente laddove ci può essere qualcuno che gli fa concorrenza. Devo dire che Facebook anche non c'è bisogno di una licenza, ma certamente giornalistica ed editoriale, quindi ha distrutto di fatto molti dei nostri giornali. Cosa fare? Abbandonarla, starci, sfruttarla? Bah, insomma, è il solito grande tema del nostro secolo. Direi che per il momento è tutto. Noi ci vediamo domani con Quarta Repubblica e martedì con Matrix, e ovviamente chi vuole sul sito nicolaporro.it vi ho segnalato il pezzo sulla Tesla, ma tra poco esce anche Bisignani. Ciao!